storie. Oggi incontro un artista, Donatello Iacullo, e ci racconterà il suo prossimo spettacolo in scena il 20 dicembre a Milano. Allora Donatello, ciao intanto. Buonasera a tutti. Ascolta, ti faccio subito la domanda più difficile, hai 20 secondi per rispondermi. Chi sei? Non lo so neanche io chi sono. Ho fatto questo spettacolo proprio per capire un po' chi sono realmente. Posso dire quello che sono stato fino ad oggi. Mi chiamo Donatello, vengo dalla provincia di Salerno, abito a Milano, faccio teatro, voglio fare lo show e mi metto in gioco ogni giorno. Però chi sono realmente l'ho scritto proprio in questo spettacolo che debutterà il 20 dicembre. No, ci sarà la replica il 20 dicembre. Dove? Dici dove? Campo Teatrale, via Casoretto 41 qui a Milano, alle ore 21. Niente, verremo numerosi sicuramente a vederti. Ti ringrazio, ma spero esserci anche io, anche perché è un problema se io non ci sarò, ma farò il possibile per esserci. Sono curioso anche io di vedere cosa accadrà, perché è uno show, non è una pièce teatrale, sì, è uno spettacolo teatrale, ma principalmente uno show, e a me piace improvvisare un po'. Quindi non lo so cosa succederà. Vedremo. Sì, venite a vedere. Senti, lo spettacolo si chiama Come panna montata, un titolo che è un invito in realtà. Ci racconti un pochino, senza anticiparci nulla, di che cosa si tratta? Siamo sotto Natale. Quante torte si mangiano sotto Natale, sinceramente. No, scherzi a parte, Come panna montata è un nome un po'... Il nome, guarda, è arrivato l'ultimo giorno di lavorazione dello spettacolo, semplicemente perché mi sono chiesto, ma quando tu vai in una pasticceria e chiedi una torta, cosa fai? Prendi la più bella. Però quando vuoi una torta buona, cosa fai? Guardi cosa c'è dentro. E quindi questa ricerca mi ha incuriosito, ho detto, come panna montata. Beh, ha incuriosito anche noi a questo punto, perché immagino che durante lo spettacolo racconterai anche un po' di te stesso. Non è un cooking show, assolutamente. Non è neanche la parodia di MasterChef. Sì, racconterò il mio percorso, la mia vita, il mio punto di vista, semplicemente il mio punto di vista. Ogni persona, ogni essere umano ha un racconto da donare, da raccontare. Ecco, io mi metto in gioco raccontando il mio, semplicemente perché? Perché amo la vita, amo tutto quello che sto facendo ad oggi e ho tanta voglia di raccontarlo. Allora dai, facci un video annuncio per convincerci a venirti a vedere il 20 dicembre. Fatto. Grazie della te. Grazie.